Quale messaggio lasci ai giovani? Talenti per l'Expo. Quindi, quali istruzioni per l'uso? Grazie. Ciascuno di voi ha le sue proprie istruzioni per l'uso. Direi essere pronti a prendere rischi, a cambiare. Il cambiamento è l'unico modo per... La successione di cambiamenti è l'unico modo per crescere. Non esiste altro modo. Almeno questo è quello che io ho provato. Ho lavorato in Italia, ho lavorato all'estero, ho cambiato settore, ho cambiato territorio, ho cambiato partner, nazioni. Va bene, cioè, funziona sempre. Ripeto, anche se c'è un fallimento, comunque è un successo per voi, perché comunque ne è uscito. Quindi davvero. E poi oggi, per fortuna, il mondo del lavoro aiuta un po' di più, no? Adesso con queste nuove regolamentazioni, che facilitare la mobilità, è usata. L'Italia poi è un paese strano, perché è fatto di persone che hanno una mobilità lavorativa pressoché nulla, cioè per spostare uno da un paese all'altro di 50 km, siamo andati dove non finisce più la famiglia, la scuola, così. E poi è fatta di tanti altri italiani che girano il mondo dappertutto, che sono accolti dappertutto, che lavorano benissimo e che hanno grande successo. Non c'è niente in mezzo. C'è un gruppo di italiani che sono prontissimi a lavorare e c'è un gruppo di italiani che schiodarsi dalla propria casa è impossibile. Voi siete certamente parte del primo gruppo, quindi sono pronti a girare, perché se no non sareste qui. Fatelo. Io sono un po' pessimista sull'Italia, devo dire. Ci vorrà del tempo, quindi approfittate di questo tempo per andare a guardarvi ancora. Tornerete con un paese migliore, ma voi anche sarete più.